Allora, il secondo intervento, mondo dell'editoria, è di Cristina Mussinelli, è responsabile dell'editoria digitale dell'AIE ed è parte del board dell'International Digital Publishing Forum, che è il più importante osservatorio internazionale sull'ebook e sulle risorse digitali. Grazie mille. A me il compito ingrato che mi ha dato il professor Roncaglia di riprendere il discorso fatto questa mattina da Francesco Leonetti sugli standard. Sugli standard che credo che sia uno degli elementi importanti da considerare nell'ecosistema dell'evoluzione dell'editoria digitale. Il tema degli standard è importante, l'abbiamo già sentito da altri relatori, perché il fatto di poter lavorare sugli standard garantisce che i prodotti che vengono realizzati siano sia interoperabili, che vuol dire possano colloquiare tra le diverse piattaforme, scambiarsi informazioni attraverso piattaforme, ma anche essere portabili e, per esempio, essere utilizzabili su tutti i diversi dispositivi, sulle diverse piattaforme che mano a mano verranno utilizzati. Peraltro, lavorare sugli standard vuol dire lavorare su qualche cosa che garantisce in qualche modo anche la portabilità futura dei contenuti, perché se uno lavora su formati proprietari o su formati chiusi, il discorso rimane poi nel tempo limitato. Quindi credo che questo sia un elemento importante e soprattutto possa abilitare dei modelli di business anche aperti, non legati a lock-in, quindi a bloccaggi legati a ecosistemi di tipo proprietario. L'altro elemento che credo che sia fondamentale è come gli standard evolvono e come gli standard si creano, perché non è che gli standard nascono di per sé. Gli standard nascono perché ci sono tutta una serie di organizzazioni, aziende, realtà, eccetera, che operano in un determinato settore che di concerto definiscono delle specifiche di un determinato elemento. Può essere il formato del file, può essere il protocollo di comunicazione, eccetera. Ci sono in questo momento una serie di iniziative in atto che credo siano rilevanti per quello di cui stiamo discutendo e credo che possano essere un primo tassello di quel punto che Leonetti ha messo nelle sue slide, che è una mini ricognizione dello stato dell'arte e di quello che sta succedendo in questo ambito. Le tre iniziative sono orientate da un lato al formato EPUB, che è il formato che viene gestito dall'IDPF ed è il formato attualmente più diffuso per la produzione di ebook, nel formato EPUB 2 per i libri di narrativa e saggistica, nel formato EPUB 3, che è la nuova release del formato, per tutte quelle tipologie di prodotto editoriale che richiedono invece contenuti anche multimediali, interattivi e quindi più adatto quindi a produzioni come i libri di testo. L'altro formato è scusate, l'EPUB si basa sull'HTML e l'EPUB 3 si basa sull'HTML5. Quindi l'altro formato di riferimento e su cui è importante fare dei ragionamenti è proprio l'HTML5. Quindi le iniziative di cui vi parlo sono strettamente connesse all'evoluzione di questi due formati. Sul formato EPUB 3 è stata appunto recentemente definita la release nuova e settimana scorsa all'interno di un convegno che si è tenuto a Boston è stato presentato una versione che si chiama EduPub, che è stata sviluppata da Pearson Education con la collaborazione di Inkling ed Aptara e che è un formato specificatamente orientato alla tipologia di prodotto educativo. Questo formato è stato proposto all'IDPF, è stato sviluppato internamente su specifiche fatte dalla casa editrice, ma l'obiettivo è che questo formato venga inserito come profilo dell'EPUB 3 all'interno dello standard EPUB, il che vuol dire che nel momento in cui viene inserito all'interno dell'EPUB è un formato aperto, interoperabile e quindi utilizzabile da chiunque come standard per qualunque tipologia di produzione. Credo che questo sia un elemento importante. Il secondo elemento importante è tutta una serie di
specifiche dello standard sono in via di evoluzione, come alcune per esempio sono quelle relative alle annotazioni, quelle relative agli indici, quelle relative ai dizionari. Sono aspetti un po' tecnici, poi se qualcuno è più interessato si può anche successivamente magari approfondire la cosa. Queste tematiche riguardano l'evoluzione dell'IPAB, ma riguardano anche l'evoluzione della HTML5, quindi a livello dei due organismi che gestiscono i due standard, quindi l'IDPF da un lato e il W3C dall'altro, che è l'organismo che gestisce gli standard del web, si è deciso di cercare di evitare di avere un sacco di duplicazione di gruppi di lavoro, quindi di fare lo stesso lavoro in posti diversi e quindi duplicando gli sforzi e rischiando anche di fare cose che poi non sono omogenee e coordinate, ma si è deciso di costituire un gruppo di lavoro dell'editoria digitale il cui obiettivo è quello di cercare di far coinvolgere gli sforzi di queste due organizzazioni, ma anche di altre organizzazioni che si stanno occupando delle evoluzioni standard, come per esempio il NISO nell'ambito delle notazioni, o Editair o altre organizzazioni nell'ambito per esempio delle metadati che definiscono e classificano i contenuti editoriali educativi, in gruppi di lavoro condivisi. E questo credo che sia un altro elemento importante, perché vuol dire che si arriva sempre di più a una condivisione delle cose. Questo è importante perché sulla base dello standard poi non è solo il formato del contenuto che è importante, ma sulla base delle specifiche del formato vengono poi realizzati e prodotti tutti quelli che sono gli strumenti di lettura, gli strumenti di condivisione, gli strumenti di distribuzione. E quindi è fondamentale che le specifiche vengano condivise non solo tra gli editori e gli sviluppatori dei prodotti, ma anche per le piattaforme distributive, per i browser web, per i software di lettura, per i tool di produzione dei contenuti, e che l'ecosistema sia, come dire, organicamente evolva in modo organico. Quindi la terza iniziativa che ritengo sia importante è quella organizzata dalla Ridion Foundation, che è una nuova fondazione di recente costituzione, di cui fanno parte, come dell'IDPF, tutta una serie di realtà che operano sia nel mondo delle tecnologie, quindi ci sono Adobe, c'è Google, c'è Apple, sia aziende editoriali, c'è Hachette, l'Associazione Editori ne fa parte, ci sono una serie di realtà, così come per esempio gli sviluppatori di soluzioni per la lettura, c'è Bluefire, c'è altre realtà internazionali. E questa fondazione ha lo scopo precipuo di sviluppare una serie di strumenti che permettano la produzione di software di lettura e applicazioni di lettura che siano totalmente interoperabili con lo standard IPAB 3, sia per la consultazione web, sia per la consultazione in applicazioni sviluppate ad hoc da produttori anche indipendenti. Quindi le due cose su cui la fondazione sta lavorando è, da un lato, una serie di strumenti legati alla produzione web e un SDK che sia invece la base per lo sviluppo di applicazioni indipendenti. Credo che questi elementi siano fondamentali, perché lo sviluppo dell'ecosistema potrà avvenire quando, in modo sempre più sistematico, quando questi elementi andranno a fattor comune. Il 2014 sicuramente sarà un anno importante, perché molte di queste iniziative andranno a concretizzarsi nei primi mesi dell'anno prossimo, e quindi credo che siano elementi su cui l'attenzione sia da considerare, sia da parte di vista degli editori, che ovviamente, dovendo fare poi degli investimenti, hanno bisogno che i loro investimenti siano nel tempo sostenibili, sia da parte di tutti coloro che intendono produrre contenuti o che intendono sviluppare piattaforme, perché questi saranno gli elementi che in prospettiva, nei prossimi anni, saranno quelli che faranno la differenza sulla possibilità di accedere a questi contenuti e anche di lavorare in modo di interscambio tra tutti gli attori. Grazie. A
Allora, abbiamo concluso i due interventi relativi al mondo dell'editoria.